Ja, die nächste Punktespringprüfung am heutigen Morgen. Die letzte Chance, die junge Reiter wurde hier abgehandelt bei den Amadeus Junior Specials in Lambrechtshausen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und abermals ein italienischer Sieg. Und zwar von jenem Reiter, der auch gestern für eine kleine Geschichte sorgte als Zweitplatzierter im European Youngster Cup, wo er sich im Stechen einen Sprung nicht merken konnte und somit die Möglichkeit auf ein Weltfinale in Salzburg verpasst hat, nämlich Robert Bernasconi. Roberto, complimenti. Questa mattina per questa gara, Rabbit Bitfleur ha fatto una buona prova. Sì, è stato un bel percorso, si poteva galoppare bene. Poi il mio callo è molto rispettoso e quindi viene facile girare, essere abbastanza veloce. È la seconda gara che ci faccio e pian piano sto iniziando a conoscerlo. Parliamo un po' della gara di ieri, di European Youngster Cup, perché tu hai già la possibilità di entrare in World Final Under 25 e dopo cosa è successo nella barrage? Nel barrage ho dimenticato un salto, non sapevo che c'era e sono andato direttamente sull'ultimo salto senza passare dal penultimo e sono stato eliminato. Però essendo solo in due nel barrage sono comunque riuscito ad arrivare secondo. Perché solo tre più nomi in barrage, il giro è abbastanza difficile, eh? Sì, era un bel giro tecnico, i cavalli erano messi alla prova, però il mio callo, sono contento che ha saltato molto bene e ha fatto veramente un bel giro. Come ti hai sentito di questi giorni in Austria? Bene, mi piace, da un po' di anni che ormai vengo qua e tutti gli anni è bellissimo. Ok, dopo bocca al lupo anche per Caprino. Crepi, grazie.